È una partita come le altre, sicuramente. Come ho detto già in precedenza, è la società che mi ha cresciuto, quindi è una partita magari un po' diversa, ma emozioni zero. Avevi segnato nella gara d'andata, quel gol non era bastato però per evitare la sconfitta. Se dovessi segnare lunedì sera all'Adriatico, esulterai oppure Sì, come già ho detto all'andata, esultavo, l'ho fatto e se esulto lunedì esulto, ma... c'è qualche sassolina dalla scarpa che ti vuoi togliere? No, no, nulla. Loro hanno fatto le loro scelte. E se sono qui e il prossimo anno, comunque sono un giocatore dell'Inter, devo solo ringraziare loro che magari mi hanno lasciato libero. È una partita tra l'altro che vedrà diversi ex nel Pescara, tu, Zeman, Ver, Crescenzi, cercherete comunque di fare uno sgambetto, proverete quantomeno a fare uno sgambetto alla Roma. Ma sicuramente come ogni partita proveremo a fare il massimo, magari per noi è uno stimolo in più visto che comunque ci siamo cresciuti ma non siamo rimasti lì, ecco. Sulla carta è una partita quasi proibitiva per voi, però giocherete ormai con, diciamo, la mente sgombra perché c'è poco da chiedere al campionato se non quello di chiudere la stagione in maniera dignitosa. Sì, sicuramente è una partita difficile. Ma abbiamo dimostrato magari nelle ultime partite come col Milan e magari con la Juve di poterci stare, magari con un pizzico più di attenzione riusciremo a fare qualcosa di positivo. E sicuramente lo conoscete il mister e penso che si sa, è un allenatore che comunque lavora molto sulla corsa i primi giorni. E devo dire che in queste settimane si sta vedendo anche sul campo, corriamo molto di più rispetto a prima. Quale giocatore Gianluca Caprari toglierebbe alla Roma di Spalletti per la gara di lunedì? Ma ne toglierei un bel po' da Nainggolan, Dzeko e Salah, penso che sono i tre giocatori che fanno fare il salto di qualità alla Roma.